bilancio in perdita che abbiamo ereditato. È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il nuovo presidente ed il consiglio di amministrazione del centro agroalimentare di Volla. Il CAAN nasce nel 1989 allo scopo di realizzare una struttura polifunzionale in sostituzione delle preesistenti strutture mercatali di Napoli e Volla per poter garantire una migliore gestione del commercio all'ingrosso e dei servizi logistici connessi. Ubicato nel territorio del comune di Volla su una superficie complessiva di 362.000 metri quadrati, il centro oggi riunisce diversi settori merceologici. CAAN sono numeri di una struttura con grandi difficoltà, è costato 75 milioni di euro, è partito tardi perché molti non volevano spostarsi al CAAN, molti operatori non volevano spostarsi al CAAN, ancora oggi è sottoutilizzato, per questa ragione ha delle perdite importanti, negli ultimi anni ha avuto forti perdite, circa 3 milioni e 8 di perdite nel 2008 e nel 2009, oltre 4 milioni e mezzo di perdite nel 2010 e quindi questa è la struttura che noi prendiamo in mano, dobbiamo cambiare completamente, dobbiamo arricchirla di operatori corretti e cancellare qualsiasi forma di abusivismo, rimettere i conti in ordine e per questo abbiamo nominato un consiglio di amministrazione di primo ordine. Nuovo presidente è stato nominato l'ex senatore Lorenzo Diana, il cui continuo impegno nella lotta alle mafie gli è valso diversi premi e riconoscimenti, tra cui il premio Borsellino del 2008. È considerato come uno dei maggiori esponenti della lotta alle mafie in Italia. Sicuramente portando in riequilibrio finanziario una società che ha accumulato 4 milioni e mezzo di perdite ad oggi, ma rilanciando una struttura che ha grandi potenzialità, rendendola una leva di un polo di eccellenza del cibo qui a Napoli e in Campania. È una struttura che ha molte potenzialità, delle parti di questo centro sono ancora inutilizzate, intendiamo metterle a regime portando altri operatori nel centro e man mano aprendo il CAAN sempre più alla città, ai consumatori, ai centri di educazione alimentare, ai centri di sicurezza alimentare, nonché alla tutela dei consumatori.